Il titolo è scherzoso, ma l'utilità dei due oggetti che mi accingo a costruire è indiscussa. Si tratta di due bastoni da passeggio. Il primo è tutto in ulivo, fusto e manico. Adesso state vedendo la lavorazione del fusto. Dopo una bella levigata, ho passo dell'olio di lino cotto e poi metterò da parte questo bastone per passare al successivo. Questo ramo di noce mi regalerà il secondo bastone. Adesso è sul tornio. Dopo la tornitura farò le stesse operazioni che ho fatto con lui. Prima o poi mi dovrò costruire anche io una lunetta. Perché non è sempre facile lavorare un pezzo di questa lunghezza. Siamo intorno ai 90 centimetri. Completati i due bastoni, adesso devo costruire le due impugnature. La prima è in ulivo. Ho fatto un disegno e adesso la sto sagomando, la sto sgrossando, diciamo, grosso modo, così alla sega a nastro. Poi la lavorerò e la riprenderò successivamente. Dopo aver segnato il centro con un mulino, ecco, accoppierò il pezzo di ulivo con questa tavoletta tramite una vite passante. Adesso devo immobilizzare bene il pezzo con colla a caldo e con l'aiuto di alcune tavolette. E poi avvitare sul retro un piccolo platorello che mi consentirà di fissare il tutto sul tornio. Ci siamo. Ecco, ora posso scavare la mortasa che mi servirà per raccordare l'impugnatura con il fusto. Arrotondo, per quanto possibile, l'esterno del raccordo. A questo punto rimetto nel mandrino il bastone, il primo, quello di ulivo, e ricavo sull'altra estremità il tenone che dovrà entrare nella cavità del manico appena fatto. Infatti, controllo con un assemblaggio provvisorio a secco. Perfetto, va bene. E ora passo alla seconda impugnatura, quella che dovrà andare sul fusto di noce. Il pezzo che sto lavorando è un ramo di albicocco.
con la stessa modalità precedente devo fissare il pezzo di albicocco alla tavoletta che avete già visto. Devo prendere delle misure per trovare il centro esatto e mi aiuto con colla a caldo e tavolette per tenere tutto l'insieme ben saldo. Come già avete visto, fisso il platorello ben centrato, quei cerchi che vedete mi servono proprio per trovare la posizione esatta. E anche in questa occasione arrotondo l'esterno e poi realizzo la mortaia con una punta Forstner. E anche qui controllo che l'innesto funzioni a dovere. Ora riprendo l'impugnatura in ulivo e la snellisco alla nastro con dei tagli opportuni. E poi mi tocca il lavoro polveroso alla levigatrice oscillante. E poi la rifinitura con il Dremel e con la carta vetrata manualmente. Passo a preparare il secondo manico in legno di albicocco, quello che andrà sullo fusto di mano. Dopo l'alleggerimento alla nastro, passo anche qui alla levigatrice oscillante. Al Dremel e poi alla carta vetrata. Posso cominciare l'assemblaggio adesso. Cospargo i due elementi. Questo è il bastone in ulivo con colla poliuretanica e poi li collego definitivamente. Ecco il primo dopo varie passate di gomma lacca. Ed ecco il secondo. Con il connubio di noce e albicocco.
tenuti insieme dalla colla poliuretanica. Spero di non averne bisogno, ma io li ho fatti così, tanto per il piacere di farli. Vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo.